Radio telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati a una nuova puntata di Legal Corner. Continua la riflessione che ha avviato Le Fonti sulla digitalizzazione dei servizi legali. Come leggete in sovraimpressione, oggi in particolar modo parleremo di verso una direzione legale 4.0, quindi affronteremo la digitalizzazione lato in-house counsel. Non lo farò come sempre da sola, ma grazie al contributo dei nostri ospiti. Do quindi il benvenuto a Simona Musso, Chief Legal Officer e General Counsel Lavazza Group. Ben trovata Musso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E il mio benvenuto anche ad Andrea Di Paolo, Head of Legal and Regulatory Affairs South Europe di British American Tobacco. Ben trovato Di Paolo. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, in questa settimana Le Fonti sta affrontando un po' il tema del cambiamento nell'ambito del mercato del lavoro con la nuova edizione dell'HRT Week. Quando si parla di cambiamenti nel mercato del lavoro non si può prescindere dalla digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica. Oggi proveremo a capire con il vostro aiuto quanto questo impatta anche nel lavoro delle direzioni legali. Partirei da Simona Musso. All'interno di Lavazza, quali riflessioni hanno preso il via da quando su una possibile digitalizzazione della direzione legale? Sì, grazie. Diciamo che innanzitutto a livello di premessa devo dire che la nostra funzione sin da tempi veramente remoti è sempre stata molto sensibile alla digitalizzazione, ovviamente con modalità diverse e crescenti nel tempo per implementazione di nuovi processi e di nuovi strumenti. Avevamo quindi già da parecchi anni un sistema di repository documentale, un sistema di archiviazione dei nostri quesiti, dove per quesiti intendiamo fondamentalmente tutte le attivazioni di pareri, di richieste che vengono da altre funzioni aziendali, e anche di contratti. Quindi in realtà già da tempo avevamo un percorso quantomeno di archiviazione digitale consolidato nel tempo. A partire dal direi 2018-2019 abbiamo però proprio formalizzato, diciamo, questo percorso con l'inserimento anche a livello di piano strategico per la componente ovviamente di nostro interesse, di quello che abbiamo definito progetto Legal. All'epoca era 4.0, adesso si è evoluto, essendo passati 4 anni, in 5.0, ed è proprio quindi anche formalizzato, anche diciamo condiviso a livello aziendale e inserito proprio in un piano di sviluppo. E questo processo consiste in un rafforzamento di questa attitudine ovviamente alla digitalizzazione. Ha comportato un assessment della situazione, un assessment dei processi interni e dei processi di scambio tra noi e le altre funzioni, sotto il profilo della richiesta e sotto il profilo ovviamente del delivery da parte nostra del lavoro e del prodotto della nostra consulenza, ma anche ovviamente di tutti gli strumenti, quindi un assessment globale di tutti gli strumenti informatici a nostra disposizione. A seguito di questa prima fase di assessment, che abbiamo condotto ovviamente con l'ausilio anche di una consulenza esterna, chiaramente, abbiamo poi impostato un lavoro di personalizzazione, ecco, perché noi non volevamo andare, abbiamo prima analizzato i software presenti o progetti, programmi già presenti sul mercato, soluzioni, ecco, informatiche già presenti sul mercato, ma poi in realtà non volendo perdere il lavoro pregresso, quindi tutta questa nostra eredità che avevamo costruito nel tempo, ci siamo orientati verso una costruzione, verso un'impostazione e una soluzione tailor-made. Creando quindi una soluzione proprio che prendesse, prelevasse e ovviamente mantenesse tutto il nostro lavoro precedente, ma ovviamente indirizzandolo verso modalità anche più fungibili per il futuro. E quindi ci siamo orientati in maniera dal repository, dalla semplice repository documentale, ci stiamo evolvendo, dico stiamo evolvendo perché il processo è ancora in corso, ormai abbiamo già affidato l'incarico, abbiamo già individuato le soluzioni tecnologiche utili, stiamo già lavorando su appunto la personalizzazione delle soluzioni tecnologiche, ma non abbiamo ancora completato il processo, lo faremo
auspicabilmente entro la fine del 2022. E non soltanto quindi solo repository, ma anche contract life management, quindi la possibilità veramente di seguire la dinamica contrattuale dalla prima fase della richiesta fino all'output finale, e creando anche delle library condivise non soltanto da noi, da colleghi all'interno dell'headquarter, ma anche condivise con tutto il network dei nostri legali e in-house counsel locali nelle varie consociate. Quindi non soltanto, quindi cioè, abbiamo dovuto lavorare sia su una piattaforma praticamente condivisa interna ed esterna, e questo è un po', soprattutto la condivisione all'esterno, in questo momento è lo sviluppo più immediato e più prossimo. È chiaramente anche più sensibile. Ha parlato di condivisione all'interno del network, e BAT, come sappiamo, ha un vastissimo network. Solo Di Paolo guarda tutto il Sud Europa come direzione legale. Quindi le chiedo a che punto siete, quali sono gli ambiti in cui vi concentrate di più per quanto riguarda chiaramente l'introduzione della tecnologia nel vostro lavoro? Sì, allora siamo a buon punto, nel senso abbiamo quasi, anzi posso dire completato la piena digitalizzazione di tutti quanti i processi. Noi in modo strutturato abbiamo iniziato circa nel 2018, prima avevamo fatto dei progetti pilota, un progetto chiamato e-contract che abbiamo dato alla nostra forza vendita, era un'app con la quale il singolo rappresentante poteva comporre un contratto. Noi ci facciamo circa 50.000 contratti con i tabaccai. I tabaccai sono circa 56.000 in tutta Italia, e quindi con questa app con i loro tablet potevano comporre il contratto, inviare il contratto e il contratto che si poteva seguire in tempo reale nei vari flussi approvativi, e poi faceva anche da repository per il contratto stesso. E nel 2006 abbiamo digitalizzato tutto quanto la parte del nostro contenzioso, condiviso con gli avvocati esterni per avere in tempo reale visione di ogni singola pratica con tutta quanta la documentazione. Ma come dicevo, nel 2018 abbiamo invece iniziato un approccio più strutturato, anche perché l'Italia è diventata la capogruppo di 18 paesi all'interno dell'area mediterranea, e quindi abbiamo iniziato come ufficio legale questa digitalizzazione, che è passata per una piattaforma che racchiude da una parte tutti quanti i processi approvativi dei contratti, quindi dalla richiesta di formalizzazione del contratto al prendere tutti quanti gli allegati ed archiviarli, fino a anche qui seguire il flusso di ogni singolo contratto fino alla sua sottoscrizione. E sulla stessa piattaforma c'è il OneTrust, quindi il tool che ci permette gli assessment privacy con il livello di rischio. Abbiamo anche un'altra parte della piattaforma, si chiama Sentinel, che ci aiuta nel gestire la nostra policy anti-bribery e corruption. Questa fino a qualche anno fa era cartacea, quindi una due diligence su ogni fornitore, con decine e decine di pagine per ogni fornitore. Anche questa è stata completamente digitalizzata, e poi alla fine abbiamo una sessione che racchiude tutte quante le richieste di consulenza che vengono dalle varie funzioni aziendali alla funzione legal. Anche in questo caso, oltre alla funzione da repository e da diciamo controllare in tempo reale il flusso, abbiamo inserito anche dei service level agreement tra l'ufficio legale e le varie funzioni aziendali per quanto riguarda i tempi di risposta. Ovviamente tutto ciò è condiviso e interconnesso con tutti quanti gli uffici legali di 18 paesi della Sud Europa. Ecco, entrambi avete citato, stranamente, siete accomunati dallo stesso anno, il 2018, come un anno un po' di svolta e di ragionamenti più sofisticati in tema di digitalizzazione. Ed effettivamente 2 anni dopo, poi come sappiamo, la quotidianità è drasticamente cambiata, anche lavorativamente parlando.
nessuno chiaramente era preparato alla necessità di digitalizzare, di condurre da remoto tutto il lavoro, quindi mi chiedevo, i discorsi che avevate iniziato nel 2018, come si sono poi modificati, se si sono modificati o riterati con quello che abbiamo sperimentato durante il lockdown? Ci sono stati dei ripensamenti, sono stati rivisti alcuni processi, ci si è resi conto che magari su altre cose si era un po' indietro, bisognava dare un'accelerata? Partirei da Musso. Allora sicuramente il fatto che appunto avessimo già iniziato prima un percorso di digitalizzazione ha permesso di non trovarci totalmente impreparati. Questo da una parte per quanto riguarda appunto i nostri sistemi interni, dall'altra devo dire che la Lavazza già dal 2018 probabilmente, anzi forse anche sì, 2018, aveva già un piano di smart working facoltativo con un giorno alla settimana previsto di smart working facoltativo, e questo quindi comportava già un'adozione di strumenti, quindi di possibilità con collegamenti VPN, possibilità di interagire a livello remoto per tutti i dipendenti. Quindi questo di nuovo ha permesso di non essere completamente impreparati e di affrontare quindi la pandemia e soprattutto il primo periodo di smart working molto duro, ovviamente al 100%, in modo direi abbastanza facilitato. Come ha influito? Direi certamente non è stato un ostacolo, anzi direi che ha sensibilizzato ancora di più verso un'accelerazione del processo, perché ha reso evidente che si trattava di una necessità, non soltanto più un nice to have, ma una necessità assoluta, quello di poter contare su strumenti digitalizzati che dessero la possibilità a tutti di interagire appunto in remoto e di non perdere il patrimonio chiaramente né del passato né di poter lavorare anche su bozze condivise in maniera agile, ecco, e questo dal punto di vista dei contratti. Sicuramente ha accelerato anche forse l'area in cui di digitalizzazione in cui eravamo già partiti anche qui, ma un pochino più in ritardo, che è l'area della direzione affari societari. Noi come headquarter gestiamo anche gli affari societari di gruppo. Ecco, quest'area qui chiaramente è stata impattata in modo particolare dalla pandemia, o meglio, le difficoltà si sono sentite in modo particolare in quest'area, perché ovviamente abbiamo dovuto gestire, tra l'altro la stagione assembleare 2020 era una stagione particolarmente importante per la Lavazza, perché prevedeva il cambio di numerosissimi board, tra i quali i board della capogruppo ad esempio, quindi con avvicendamento, nomina di nuovi amministratori, quindi tutta questa gestione chiaramente che è stata resa, è stato ad aprile 2020, quindi nel pieno della pandemia e nel pieno del lockdown, è stata particolarmente, ecco, forse la parte più complessa da gestire in quel periodo. E quindi anche in questo, ecco, questo la pandemia ha dato un segnale di necessità di accelerare determinati processi in questo ambito. Abbiamo quindi, di nuovo avevamo un progetto in corso e l'abbiamo però decisamente rafforzato sotto il profilo sia delle tempistiche di realizzazione sotto il profilo proprio degli investimenti, e quindi ad oggi diciamo siamo arrivati ad una digitalizzazione totale anche di quel settore, quindi non soltanto sotto il profilo documentale ma anche sotto il profilo della gestione dei consigli di amministrazione, dello scambio della documentazione tra i consiglieri, della catalogazione diciamo dei verbali, e il prossimo passo sarà proprio quello su cui stiamo lavorando, di andare verso la digitalizzazione completa anche dei libri sociali, cosa che adesso non abbiamo ancora perché abbiamo ancora i libri sociali cartacei, ma diciamo che anche questo entro la fine del 2022 contiamo di arrivare anche a quell'obiettivo. Quindi un progetto estremamente vicino e concreto. Assolutamente sì. Di Paolo, invece, in voi di British American Tobacco, il periodo di pandemico che abbiamo sperimentato ha portato nuove riflessioni, nuovi progetti o evoluzioni di quanto già stavate facendo? Beh, in pratica abbiamo testato il sistema in realtà, perché anche da noi lo smart working già c'erano un paio di giorni al mese, quindi il fatto di trovarci tutti a casa ha veramente testato
tutte la piattaforma e tutti quanti gli strumenti che avevamo. Ma sono d'accordo con la collega che il test più importante è stato nella parte societaria, quindi fare i consigli di amministrazione e l'assemblea in remoto era qualcosa che non avevamo abituati né noi né i consiglieri e né i sindaci, quindi questo è stato un grandissimo passo in avanti a mio avviso, e quindi devo dire che è questo forse il valore aggiunto di questo periodo di pandemia e di test di sistemi. C'è ancora molto da fare, sono d'accordo con la collega, sulla digitalizzazione dei libri sociali, c'è ancora tanto da fare sul il conferimento per esempio delle procure, dove comunque il notaio vuole tutti quanti in presenza, quindi sono queste le aree maggiormente magari da sviluppare, mettere sotto la lente di ingrandimento e cercare di trovare una soluzione che l'azienda da sola non può trovare, perché una volta se il notaio vuole tutti in presenza non possiamo, siamo insomma senza armi e senza frecce al nostro arco. Di Paolo, le chiedo quindi, in questo l'Italia è diversa dagli altri paesi, ha posto più vincoli? Ha una burocrazia molto maggiore, sì. Ok. Molto, 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 molto maggiore. Musso è d'accordo? La digitalizzazione è un po' rallentata dalla burocrazia italiana, altrove si riesce in maniera più agile a pensare veramente a una dematerializzazione poi del sistema di direzione legale e societaria. Sì, direi assolutamente di sì, perché da noi ancora il cartaceo, soprattutto in area appunto societaria, libri sociali, eccetera, tradizionalmente proprio ha ancora una dimensione molto molto importante. Nei paesi anglosassoni ad esempio sappiamo che insomma, i consigli di amministrazione hanno tutta un'altra caratteristica, quindi nello svolgimento, nella burocrazia, nella gestione. Il tema che citava il collega Di Paolo è assolutamente condiviso anche da me, le tematiche, senza ovviamente nulla togliere all'importanza del ruolo del notaio, ci mancherebbe, però è vero che diciamo la presenza a volte, la necessità di ricorrere effettivamente al notaio e a tipi di anche il mondo notarile magari non sempre così modernizzato per certi versi, ecco, questo forse è uno delle aree di sviluppo più importanti, ecco, verso la digitalizzazione totale, sono assolutamente d'accordo. Vorrei adesso portarvi a una riflessione sul futuro, se vogliamo anche estrema, perché tanto stiamo riflettendo su un futuro che ancora insomma, in Italia non sembra essere così vicino, quello dell'intelligenza artificiale all'interno dei servizi legali. Se ne parla tanto, mi sembra se ne faccia ancora molto poca, almeno nel nostro paese. Quindi chiamo voi appunto a riflettere insieme a me su quali potrebbero essere gli ambiti più interessanti di applicazione dell'intelligenza artificiale, se ne vedete di interessanti chiaramente. Iniziamo da Di Paolo. Ma sicuramente sì, insomma, sarebbe utopistico dire di no. La vedo soprattutto nel campo contrattuale, dove l'intelligenza artificiale potrebbe, se debitamente allenata, sfornare dei contratti accettabili da un certo punto di vista di forma di sostanza. Noi la stiamo già utilizzando per esempio per stiamo testando per la verifica della maggiorità sui nostri siti e-commerce, perché abbiamo comunque dei posti di gruppo molto stringenti per restringere l'accesso dei minori all'acquisto dei nostri prodotti. Quindi a mio avviso nel futuro vedremo delle applicazioni dell'intelligenza artificiale che ad oggi non neanche immagineremo. Musso, dal suo punto di vista invece? Sono assolutamente d'accordo. Io credo che dell'intelligenza artificiale molto spesso si abbia un po' paura, nel senso che io sento magari colleghi, soprattutto forse colleghi di studi legali esterni, che hanno, con cui comunque mi confronto, e che hanno un po' un timore reverenziale, cioè non reverenziale, in realtà il timore di perdere poi
il controllo dello strumento, quindi che il ruolo del legale poi si riduca ad una specie di gestore informatico, ecco, della contrattualistica, e quindi che venga meno il valore aggiunto. Io personalmente non credo assolutamente che sia questa che sia questo il futuro. Credo che dell'intelligenza artificiale si debba fare un uso corretto, strumentale, nel senso che possa servire a ridurre in realtà quel tipo di lavoro magari più rutinario e meno a valore aggiunto obiettivamente, di contratti ricorrenti magari con clausole sempre uguali, per cui condivido che l'applicazione nell'area contrattualistica sicuramente è quella forse di maggiore rilievo, lasciando più spazio a questo punto per la consulenza magari più qualificata. Ecco, io penso che possa togliere burocrazia, che possa semplificare il lavoro, soprattutto quel tipo di lavoro magari appunto più rutinario, ma che nulla tolga dal punto di vista della qualità, ecco, dell'apporto che il legale d'azienda o il legale esterno, che dir si voglia, continuerà comunque a svolgere. Ecco, questo penso che sia un aspetto fondamentale. Un altro settore dove io vedo, oltre alla contrattualistica, particolare interesse è quello che forse riguarderà a livello immediato magari più i consulenti esterni, ma della due diligence, quindi l'analisi documentale, anche la preparazione da parte nostra, magari se siamo coinvolti come parte venditrice, se vogliamo, di infinita documentazione con lavoro veramente un po' maniacale, se vogliamo, anche qua a poco valore aggiunto, ma importantissimo dal punto di vista dell'accuratezza. Ecco, questo tipo di attività, di nuovo, secondo me, con l'intelligenza artificiale sarà sicuramente più facilitato e permetterà anche qua di selezionare e di magari rendere più qualitativo il nostro intervento. Questa. Ecco, lei mi ha già risposto a quella che sarebbe stata la domanda Ops. successiva. No, no, va benissimo. Ha già dato un parere favorevole, nel senso che l'intelligenza artificiale, in una visione ottimistica, in cui appunto non va a soppiantare quello che è poi il lavoro umano, soprattutto quando si tratta di valore aggiunto. Di Paolo, giro la domanda anche a lei, altrettanto ottimista? No, assolutamente sì, penso che in un futuro abbastanza breve l'intelligenza artificiale sia uno strumento indispensabile per chi fa il nostro mestiere, non penso che sia qualcosa che va a sostituire le persone, ma è qualcosa che affianca gli avvocati per poter, come diceva la collega Musso, toglierci tutte quelle attività che sono time consuming e che non portano un valore aggiunto. Per poter poi a nostra volta dedicarci e focalizzarci sulle cose più importanti. Quindi mi immagino anche un'intelligenza artificiale che ci aiuti ad avere verbali di consigli di amministrazione in tempo molto rapido, piuttosto che noi sempre andare a scrivere i verbali, così come i contratti, così come tante altre cose, perché comunque nel nostro lavoro c'è anche qui una forte burocrazia. Siamo chiamati a volte essere anche dei burocrati perché la carta la dobbiamo tenere e la dobbiamo tenere anche per tanto tempo, per eventuali accessi in azienda delle autorità o perché siamo chiamati a dover dare della documentazione per qualsiasi cosa. Quindi penso che nel futuro sia un utile strumento di lavoro e non che vada a sostituire le persone, sicuramente. Benissimo, e con queste parole io ringrazio i miei ospiti per essere stati con noi e aver parlato appunto di questa visione prospettica della direzione legale. Grazie a Simona Musso, Chief Legal Officer General Counsel Lavazza Group. Grazie Avvocato Musso. Grazie, grazie a voi. E grazie naturalmente anche ad Andrea Di Paolo, Head of Legal and Regulatory Affairs, South Europe, British American Tobacco. Grazie Di Paolo. Grazie, grazie. Un ringraziamento anche ai nostri telespettatori, non perdete i prossimi appuntamenti di Legal Corner, naturalmente la riflessione sulla digitalizzazione dei servizi legali non finisce qui. Arrivederci.